Bentornati amici su The Gamer Centipede e siamo qui con la mia seconda parte di Jade Empire. Io sono West, vi ricordo, ho ereditato la staffetta di Hall e sono pronto a rifare quel combattimento, quella sfida. Rifacciamo sta parte, quindi sì, va bene, hai ragione, C4, via. Rusherò un po' sta parte perché l'abbiamo vista già prima, quindi andrò abbastanza spedito. Ok. Via. Ok. Ok, sì, va bene. Vai. Facciamo tornare in vita i morti. Ah, lui è immune, porca vacca. È un buona, ma quanto danno? State buoni, state buoni. Finito il queto. Giusto che mi dimentico che con spazio posso parare, ma io non sono mai stato un grande amante delle parate. Mi piace molto di più schivare, rende molto più dinamico il gameplay. Ah, ma qua sono scemo io perché non ho tenuto sott'occhio la vita. No, ragazzi, non si può però morire così. Aspetta, aspetta. Aspetta. Imbecille, sono qua! Sai che uno è andato. Ok. Devo stare molto attento. E devo tenere sott'occhio la vita. Con i pugni facciamo un male cane. Male cane facciamo. Ok, devo tenere premuto. Ok, ora ho capito. That's much better. You'll never... Vieni qua, imbecille. Vaffanbrogio. Sono andati giù. Ok, vi ho sprecato quanti minuti? 5 minuti tipo, mannaggia. Per un combattimento easy. Allora, qui posso sculare. Ah no? Ma non c'è niente. Ma non mi fa, non mi fa. Ma non c'è niente. Non c'è niente. Ok, quindi proseguiamo di qua, giusto? Sì. Estremamente illeggibile, più incisa male. Più che incisa male, sembra cambiare non appena cerchi di leggerla. Ti accorgi che l'amuleto che hai trovato in questa stanza ha iniziato a illuminarsi debolmente. Prendi l'amuleto che hai trovato in questa stanza, prova a distruggersi. Ora usiamo l'amuleto, non facciamo cagate tipo distruggendo cose a caso. L'amuleto si illumina ulteriormente all'improvviso descrizione del signor Dario risulta ben leggibile. I hope you realize your importance. The restless dead must be allowed to find their way to the underworld. All of us will suffer if you seek the source of this problem and eradicate it. That is your purpose and burden. I hope that the basics I have taught you will aid. Alto C4! Un altro sigillo. Ok. Ha salvato. Buono. I sottotitoli ve li leggo quando non c'è il doppiaggio del gioco. Perché sennò vado a sovrapporre la mia voce a quella del doppiatore. E io personalmente questa cosa non l'apprezzo mai in un gameplay. Non so voi. Ma comunque magari fatelo sapere nei commenti. Magari al prossimo giro se toccherà ancora a me.
Probabilmente sì, perché è bello lunghetto il gioco. Leggerò anche quelli doppiati. Fatemi sapere comunque. Una tavoletta d'argilla come quella. Oh, ok, oh, stessa Not all cosa. spirits succumb to bestial rage. A strong will can transcend death. These beings may have powers beyond any living foe. All will suffer if the dead remain this way. Soon you must leave Two Rivers. Seek the source of this problem, even if it leads to the heart of the Empire. I have Ok. old friends who may guide you, but I have old enemies too. The cave is secure. Meditate. Quindi, oltre ad essere una prova, diciamo, altra cutscene è anche una via d'uscita, un passaggio segreto sotterraneo, questa grotta. Cosa succede qui? Sai, pirata, we will cook per finirsi, tacco. Interessante questa cosa. Chi sei tu? Walker Weir, Uktarano, Utak. No fantaira ukonani pirata wa. Uwotawa. Eri un maestro della scuola? Oh, Wo anania ibuwe ukson ok, no ka viveva qui allora. ukshabir. Perfetto. Fata na ibirnakur. Panel nuco iwagir, mica sanaria, iroro di Il suo loa lente. satir cana. Dove devi andare a chiedere guida? Sembra un po' la domanda, un po' del ca. Cioè, ovviamente il suo spirito dovrebbe andare da qualche altra parte, ma non può perché la strada è chiusa. Chi è che oscura la strada? Che cosa ti blocca? Sia suo rufo, e sino solo e sussuno. Nessuno è uno dei vivi. Perché vorresti tornare qui? Sada tawe ia Non è il comuna vostro ia mondo. sumir ibo doki. Wonawa bo conosu kudnia awafwa ia suto. Wokir wir, uktarado utak. No fantaira u. Ma sei veramente un culone, eh? Tutto bello, tranquillo, familiare, sì. E poi, guarda te. Dai, forza. Congelata, bene. Molto contento di questa cosa. Aiuto, aiuto. Amici. Madonna. Beh, però, non lo so io. Non lo so. Spero mi faccia ripartire. Sì, più o meno. Ok, dai, stacca tutto, stacca One tutto. side. No, veramente? Ok, devo stare molto attento. Ok, è vero che qua non posso andare. Voglio far prima fuori te perché sei veramente un dito nel culo. Se mi congeli è la fine per me. Ok, è andato. Voi dovreste essere un po' più facilini. L'ho bisciottato. Vai, tranqui. Ok. Perfetto. Altra cazzi? Ma guarda che si vede tutto là sotto. Io non mi fido più di voi, eh. Ve lo dico chiaro e tondo. My power is stretched thin, led away. And you are too small, too mortal to truly understand. But small things can move beneath the notice of others. Your master hopes that you will grow strong while he leads the predators away. His reasons are clouded, but you must. You are the one who can hear, the one who can act. Search, but look also for yourself.
You are a spirit monk, and you are the one. Cos'è un altro trucco dei morti? Ripeto, io non mi fido più di questi qui. I am cut open, and the way to the underworld is shut. The amulet is a focus. It will guide you. But when you know both sides of the veil of death, ability alone will save you. I have a moment of power, a window to grant knowledge of a primal energy. You must choose between ice and fire, and I will grant the skill to bring them to your hands. Ottimo, quindi ho una scelta che potrebbe... Ah, così proprio, senza farmi capire qualcosa. E infatti, se ne scelgo uno, mi sarà proibito imparare anche l'altra? I have energy enough only to instill knowledge of one, not both. Ah, ok. May come in time, but not today. Oddio, una scelta abbastanza... Non saprei, in realtà. Cioè, cos'è che potrebbe servirmi nel breve? Da qui in poi mi potrebbe servire di più il fuoco o il ghiaccio? Io purtroppo non lo so, perché nella mia run mi fermai prima di questa scelta, quando inizia il gioco, ma non lo continuai più. Quindi non saprei. Ok, però io sceglierei il fuoco, così, distinto. Vai. Emotions burn within, they can be coaxed outwards as well. Harness this to bring fire. Potere della fiamma crudele, ok. Oh, giusto. Giusto. Però è vero, la fiamma crudele è uno stile che il maestro aveva proibito, perché anche Gao l'aveva utilizzato contro di noi e infatti l'ha cacciato. Ma se il maestro ci ha mandato qui in questa grotta, è perché comunque si fida di noi, quindi magari non ce lo proibisce a noi questo potere. Quindi non faccio domande. Finalmente il maestro lì aveva nascosto queste informazioni. There is no inherent villainy in any martial action, only in the hearts of those who wield them. If you rely too much on simple force, then you cannot act. È un'arte marziale malefica, ma sta a chi la usa. I can do no more. I must fade. Pity the world if you fail, spirit monk, for you are the last. Scostumata. E mo? Oh, hai ricevuto stile ottenuto. Hai ricevuto 2 punti. Stile ottenuto, 2 punti. Poi. Bello. Fiamma crudele, premi pulsante attacco per chiudere. Come lo uso? Come lo uso? Tanto fammi prendere qua portale d'accesso. Aspetta. Forziere prima. Oh, gemma della preveggenza del monaco, corpo strutturato e 5 di denaro. Voglio sapere dove posso trovare. Intanto tecniche. Ah, ok. Energia più 3, intimidazione più 1. Un addestramento intenso può portare a risultati che vanno oltre un fisico in forma. Comprendendo i lati oscuri del fisico, un essere è anche in grado di realizzare che i piccoli spostamenti di peso e cambiamenti di posizione possono dare più forza alle sue argomentazioni. Cos'è sto velivolo? Ah, no, è un'altra cosa. Ok. Abilità. Non posso fare niente. Statistiche, non posso fare niente. Stili, non posso fare niente. No, qua sono un po' i personaggi, ma non credo che li leggeremo. Eccola qua! Ah, giusto! È la nuova gemma. Gemma della prevenzione. Cosa fa? C'è un po' da leggere. Spirito più 2. Minore possibilità di trovare potenziamenti per il chi. Che cazzo serve, scusate? Per alcuni, farsi trovare preparati ad ogni situazione è la vera essenza della saggezza.
Anche se il mondo premia i migliori, molti guerrieri trovano che affidarsi a queste ricompense possa portare a pigrizia e avventatezza in battaglia. Solo migliorando il proprio spirito naturale è possibile padroneggiare veramente l'arte di modellare il chi. Questa gemma rafforza le riserve spirituali del suo possessore, ma rimuove la tentazione di fare affidamento sui falsi capricci del destino. Prima di selezionarla, qua c'è un altro corsiere, vediamo cosa mi dà. Palmo di ferro, l'incudine. Il giocatore ha trovato una delle tre pergamene apparenti a una potente tecnica nota come stile del pugno di ferro. Quindi se per impararla devo trovare tutte e tre. Ok, Palmo di Ferro l'incudine, una delle tre dottrine della meditazione richieste per apprendere lo stile di combattimento del Palmo di Ferro. Ok, devo trovarle tutte e tre. L'aspirante deve possedere e studiarle tutte e tre prima di poter praticare senza pericolo quest'arte impegnativa. Interessante questa cosa. Il corpo deve diventare l'incudine, la superficie rigida sulla quale viene plasmato lo stile. Gli attacchi estesi e le cariche potenti hanno un impatto così forte che ricordano l'incontro fra il martello e l'incudine. Madonna. Con ciascun colpo che trasmette altrettanta energia a chi lo porta. Se il corpo non riesce a sopportare e a reindirizzare questa energia, il palmo di ferro può rivelarsi più dannoso per chi lo usa che non per chi lo riceve. Missione ricevuta. Attenzione. Credo sia qualcosa di secondario in realtà. Esatto. Il giocatore ha trovato una delle tre pergamene apparenti a una potente tecnica come la ricerca del palmo. Ok. Montagna sorridente. Questa è un'altra secondaria che abbiamo preso prima. Vediamo se poi qualcuno. Dopo di me dovrebbe esserci Mart, se non sbaglio. Sì. Vediamo magari se lei o qualcun altro voglia fare questa cosa. Dopo essersi provato con il drago, ha incontrato diversi fantasmi, fra cui un misterioso spirito femminile che parlava per enigmi e sosteneva che sei l'ultimo monaco dello spirito, ma non ha spiegato altro. Noi possiamo far altro che proseguire in questa. Qua c'è uno scheletro. 100 denari! Ottimo! Bestiario dell'Impero Giada, volume 3. Come uccidere uno spirito? Un saggio monaco una volta chiede: come si fa a uccidere? Mi sa che me ne sono persi qualcuno prima, eh? Ah, mannaggia. Una creatura che è già. Come si fa a uccidere una creatura che è già morta? La risposta è semplice: è impossibile. Tuttavia, è possibile disperdere uno spirito. Non è come ucciderlo, ma l'effetto è simile. Perché sono già morti, ovviamente. È importante ricordare che. O almeno il loro corpo fisico. È importante ricordare che gli spiriti sono virtualmente immuni alle armi costruite dall'uomo. Ecco perché con il bastone non gli facevamo danno. Chiarissimo. Devi affrontarli con stili marziali, ovviamente. La magia o le trasformazioni. Non sottovalutare mai la loro forza. Essi possono rivelarsi letali per gli esseri viventi, nonostante la loro apparente inconsistenza. Chiaro, chiaro. Chiarissimo. Prima me ne sono persi un paio, mi sa, di pergamene, mannaggia. Ah, vabbè. La natura dello spirito, volume 1. Ok, l'umanità ha scoperto pare da parecchio tempo che non siamo soli a questo mondo. Tutto intorno a noi ci sono anche degli spiriti, scesi dal cielo o risorti dalla terra. Spesso questi esseri passano inosservati, ma quando scelgono di comunicare con noi, l'effetto di solito è profondo. Ma chi sono in realtà? Persone morte? Servi creati agli albori del mondo del grande drago? Oppure sono qualcosa di completamente diverso? O ancora un po' di tutto ciò appena detto? Non si sa ancora in realtà. Magari lo scopriremo adesso. Nel corso dei miei studi sono riuscito a mettermi in contatto con alcuni di questi esseri tramite i sacerdoti o i loro familiari. Nel caso di uno spirito ritornato in vita dalla morte. Nel caso di. Ok, nel caso della morte. Ma ci sono stati anche altri incontri molto più strani. Voglio sapere adesso. Allora, probabilmente devo andare qua, ma voglio prima portare d'accesso. Recuperare un po' di tutto, di mana e chi. Ok, dovevo solo fare mezzo passo in più.
Ah, l'ho già fatto. Oh, mi aspettavo qualcosa di molto più lungo in realtà, eh. What are you doing out here? You are supposed to be meditating on the amulet and what you have learned for at least another day. Ho avuto una visione improvvisa, diciamoglielo. Ah, oh, of course you did. A natural reaction to the great amount of information I placed before you. It may have something to do with your amulet. Tell me, did you learn anything about the destiny of the strip? Mi ha detto che ero l'ultimo monaco dello spirito, che significa che avete tenuto oscuro tutto. Cos'è un monaco dello spirito? No. Facciamo la prima. Be careful. I do not want you to be misled by sources I cannot anticipate. Your people have warriors by that name. I regret that my actions caused their downfall. 20 years ago, the empire was mired in drought. Your people revered the water dragon, so their temple of dirge was the ideal place to ask the heaven. But the water dragon governed more than just moisture. The drought was part of the natural order, and not for mortals to alter. The spirit monks denied us access. The emperor was incensed. He asked me to plan a display of power that would force their compliance. As our armies marched, I realized how wrong. L'imperatore era furioso. Chiese, ok? Quando le nostre... sì, in realtà sì. Però lo sa anche lui che ha fatto un errore. Avete provato a fermare un vostro fratello? I fled with you as the rest of your people were killed. You must discover for yourself what being the... What else did this vision reveal? You are only to retrieve the amulet, learn to place gems in it, and meditate on your future. I don't want you to be distracted. Lo so, ma si è presentata a me quella... lo spirito. Master Lee, there's still no sign of her. What? What is it? Sorry, my... Dawnstar, as I told you, Master. She went missing after Gao's men were discovered in the school. The state of her room suggests some sort of fight took place. Sparita sull'alba. She is not there. No, Master Lee. There's no sign of her. I see. This may prove useful. Thank you, Jingwu. Jingwu! Dobbiamo... Dobbiamo andare a cercare, beh? Dove potrebbe essere andata? She has come to harm. She is a strong woman, as you know. That doesn't mean you shouldn't search for her. It will be a good measure of your ability. In effetti lei è comunque... se la fa cavare, diciamo. Però c'è anche da dire che si sono presentati. Regione paludosa. Ok. Mi metterò subito all'opera, dai. Anche se in realtà sono convinto che se la possa cavare da sola, a meno che non sia stata, non so, attaccata da 1000 assassini. Però, siccome me lo chiede il maestro, è tanto buono e tanto gentile, anche se ci ha nascosto qualcosina in realtà, mi metterò subito all'opera. Ottimo, i soldi fanno sempre comodo. Hopefully they have done so. You learned in the cave how single gems are viewed as trinkets and used by self-professed healers and would-be sorcerers, but you can unlock their full potential. Make sure you have everything you need when you leave to find Dawnstar. Do not cloud your mind with anything else. When you return, your course will be clear. Lo spero. Perché in realtà nella grotta non è che ho trovato tutta questa chiarezza, eh? Allora, 250 denari e il diario che si va a aggiornare. Ok. La ricerca di Stradalvo. La tua discussione con il maestro lì a proposito dei monaci dello spirito
la tua gente è stata interrotta dalla notizia della scomparsa di Stella dell'Alba. E noi dobbiamo cercarla, ovviamente. Io darei una salvatina, vai nello slot vuoto, dai. Mettiamolo qui. Stiamo giocando per 1 ora e 42. Ok, quindi manca un quarto d'ora, più o meno. Allora. E lui ha detto, in realtà, di andare da Fendo. Che... Ma la mappa, se... Oh, no, si ingrandisce, basta così. Non c'ho una mappina. Ecco qua. Allora. No. Arena, no. Non so dove possa essere Fendu, che dovrebbe darmi l'altro studente, studentessa, Lin, Kianin, Wen lo studente, Montagna Sorridente no, perché se mi dà un'altra gemma sarei abbastanza felice in realtà. Qua mi allontano, sì, cerchiamo qua intorno, vediamo qua se posso prendere qualcosa, no. Nessuno, no, magari in città. Mondo, madonna, quanto grande. Andiamo in città. Possiamo fare nient'altro in realtà. Magari è proprio in città il ragazzo lì. Forse è questo. No, questo è Jingu. Cancello della scuola. Dove vado? Ah, ok, in città. E se vado di qua c'era sì un'altra strada potevo prendere. Se parlo con lui. Dawnstar wanted to be here when you left the cavern, but she's gone. If you ask me, something's wrong. Tu ci vedi qualcosa di strano, eh? You could ask in town as well. Sì, andrò a chiedere in città. Andiamo. Ragazza. Il libro interiore l'aveva già letto Paul, se non sbaglio. Qua siamo tutti max al massimo. Ma che bello il mulino d'acqua. Eh? No, non devo cazzeggiare, è vero? Non devo cazzeggiare. Tu cos'hai da dirmi? Un bel niente. Interessante. Santuario qua? Beh, tu. Nobody cares if it goes get gow or not. Maybe that's why he's so mad all the time. La capigliatura alla Ronaldo negli anni, primi anni 2000. Interessante. E andiamo in città a chiedere. Anche se in realtà... Bene, noi avevamo anche l'attacco di fuoco in realtà. Gao the Lesser did this. He was dragging some sort of sack and this boy challenged him. Che bastardello. Vabbè, sono contadini, cosa vuoi che... No, non ha senso, non mi pare giusto rispondergli così. Perché l'ha ucciso, dai? This brave young man stopped Gao and demanded to know what he was carrying. Gao just laughed at him and tried to walk on by, but the student challenged him. Gao just shrugged, turned... Però un po' mi interessa. Sì. I couldn't say. It was awfully large and looked heavy, but I was watching from a ways away. We hid out of sight as Gao went toward the gate out of town. Forse posso ancora raggiungerci, proviamo. Be on your guard if you truly mean to pursue him. Gao's mad with rage as this poor lad. Ok, proviamo a prenderlo allora, dai. Dato verso... Ah, c'è il diario, è vero. Mi dirà, ovviamente. Hai trovato Sid Bat, lo studente assassinato presso il cacciatore di città. I testimoni che erano in gamino stava anche trascinando qualcosa di pesante in un sacco.
Tu sei un paesano. There you are. I have been hoping you would wander by. Chi è questo? Ah, eccoti! Eccoti! I hear your friend has gone missing. Ma che bella barba che ha, signor Fendo. More importantly, my stock has arrived. Braving roads dangerous with ghosts and bandits. A caravan runner just dropped off a load of supplies. In this town, it's vital for a businessman to keep tabs on anyone with two coins to rub together. Things haven't been this slow since the long drought. That master of yours keeps things ludicrously stable while merchants thrive on strife. During the long drought, prices rocketed into the sky like... Tu mi devi dare qualcosa in realtà, no? In realtà non ho neanche tempo da perdere, perché se le lavo è fallito. Tu non mi devi dare niente, non devi darmi... No, non è lui che deve darmi allora l'amuleto. Mappa. Spiaggia. Sala spiaggia. Cancello della scuola, cancello. Io devo andare alla palude, però. Spiaggia, ok. Vabbè, la spiaggia, sarà vicino alla spiaggia o alla palude? Boh, speriamo. Duma. Proviamo, non so, veramente. Spero sia qui. Qui c'è la barca affondata, ok. Tu? Non è che hai fatto in tempo a leggere, no? Ma sta parlando... In che lingua sta parlando? Scusate, cinese? Così a caso? Saputo che Gao ci sono. Ah, è coinvolto il pirletta lì, eh? Sono scomparsi gli studenti? Hai idea dove possa essere? Vecchio Ming. Quanti sentieri ci sono che conducono poi dal villaggio? Uno solo. Io dovrei andare a vedere lì. Ma adesso mi ha detto di andare a vedere lì. Quindi io dovrei andarci. Miscredenti. Andiamo alle paludi. Dove sarà? Secondo lì? Nella grotta? Non vedo altre strade, eh? Non vedo altre strade. Ma mi sembra di no qua. Ah no, mannaggia. Ah, forse devo andare qua. Ok, la città di due fiumi. Ok. Incredibile come abbia finito di bruciare, eh? Interessante questa cosa. Davvero bello. Ah, qua vado alla scuola. Ragazzi, io il mondo di gioco non... Ok, di qua. Quindi devo scendere. No. Devo salire. Esatto, ok. Scusatemi, ma... Non ho ancora ben chiaro una mappa. Paesano, no, non mi interessa, in realtà. Non mi sono ancora fatto una mappa 3D nella mia mente. Quindi mi sto perdendo un po'. E appunto, fatti. Maiali. Esatto, la penso proprio esattamente come voi. Aia, un altro. It's a bit of a shame what happened to the guard here. The fool got in the way of him. The young master thought you might come after him, so he left us here to slow you down. Ah! You were lucky against those bad. Okay.
Io gli proverei col tono intimidatorio. Se voi cani abbassaste le orecchie, potrei anche non disturbarmi e darvi la caccia. You aren't even scared, are you? Trained soldiers threatening you and you Ma aren't siete even delle breathing. seghe, ma porca di quella vacca. Siete veramente delle... Guarda, guarda come scappano, guarda! Pazzesco. Oh, my head feels like a wardrobe and the battle did not go in the Empire's favor. What happened? I was speaking with Gao, that spoiled little. Eh sì, infatti. I Andiamo didn't subito al see him. dunque. He was dragging a large sack and I asked if he needed help. And he Magari è said no, dentro? just the key to the gate. And then he conjured this ball of flame around his hand. I don't really remember what happened next. I might have passed out. No one's ever threatened me before. There's only Oh, one place he could cavolo! have gone if he left the village. The path leads past the fields to the swamps. Ok, lo so già in What did he do? teoria. Why would he resort to attacking me? Beh, oddio, l'ha rapita. Non preoccuparti, You're on lasciami his trail, passare. are you? All right, get moving. He has a head start and Potrebbe there's only one essere che path. l'abbia rapita lui, come non potrebbe essere, I attenzione. don't know why he did what he did, but I hope you put him in his place. Good luck. Diario, vediamo un po'. Gao Minor ha piazzato diversi uomini vicino al cancello per tenerti un agguato, che sono delle mezze seghe, mezze cartucce. Dopo averli eliminati, non è vero, sono scappati, Jung, la guardia, ti ha confermato che Gao ha lasciato la città. Non avevamo dubbi in realtà. No, questa cosa qua non mi serve. Prima di addentrarmi nella palude, prima che magari esca fuori una cutscene o un dialogo abbastanza lungo che andrebbe ad allungare questo video, mi fermo qui. Avrò fatto sì, ma qualcosina di meno di 30 minuti questo secondo episodio, però va bene così. Quindi lascio lo scettro, lascio il testimone a Mart, che spero si possa divertire un casino. Se vi state divertendo, se vi sta piacendo questa cosa che stiamo tirando fuori qui con Jade Empire, fatecelo sapere nei commenti, fa sempre piacere leggere i vostri commenti e soprattutto lasciate un mi piace e condividete se vi sta piacendo questa cosa. Da West per The Game Centipede è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!